Ragazze, allora sono tornata dal viaggio che ho fatto a Malta. E in qualche video passato vi dissi che io e il mio fidanzato avevamo programmato un piccolo viaggetto per Malta. E infatti siamo partiti dal 29 di settembre fino al 3 di ottobre. Siamo stati 5 giorni e 4 notti a Malta. Vi dissi che probabilmente avrei fatto degli spezzettoni di video per fare, diciamo, un vlog riassuntivo per quanto riguarda quei 5 giorni passati lì. Io i video l'ho fatti, però il mio fidanzato mi ha pregato cortesemente di non pubblicarli su YouTube. Allora, che cosa abbiamo fatto questi 5 giorni? Allora, noi siamo partiti prestissimo, praticamente io mi sono alzata quel giorno verso le 5, perché già alle 6 ce ne dovevamo andare perché avevamo l'aereo alle 07:50. L'aereo è andato tutto a posto, sia per quanto riguarda l'andata sia per quanto riguarda il ritorno. Io a Malta già c'ero stata precedentemente, vi parlo al terzo anno di liceo, e sono stata prevalentemente a St. Julian, in quella parte di Paisville che, diciamo, è molto più famosa in questo senso, perché ci sono i locali, là ci vanno i ragazzi, ci sono le discoteche, eccetera. Noi eravamo ovviamente a St. Julian perché quella ovviamente è la zona un pochettino più trafficata, ecco, un pochettino in cui c'è un po' più di movida, in cui tu magari puoi uscire anche per farti una passeggiata. Per quanto riguarda quello che abbiamo visitato, vabbè, siamo stati ovviamente a La Valletta, che è la capitale di Malta, il capoluogo. Io già c'ero stata e ho visitato la cattedrale di San Giovanni, che è bellissima e meravigliosa. E solo però l'entrata è costata 6,50 euro a testa, tanto per dirne una, quindi sono anche abbastanza parecchio costosi. Una cosa molto importante che vi volevo dire è che se voi avete intenzione di andare a Malta, sappiate che comunque sia Malta è ben collegata, nel senso ci sono tantissimi autobus e tantissime fermate e tantissimi autobus della stessa linea, per cui ogni 40 minuti c'è sempre un autobus che passa e passa, ve lo assicuro, non è che c'è scritto l'orario e poi non passa, passa. Noi ad esempio dall'aeroporto stesso, per recarci verso St. Julian, verso il nostro hotel, siamo andati con l'autobus. Abbiamo fatto comunque sia una sorta di abbonamento per 7 giorni, pagato 6,50 euro, con cui potevamo prendere qualsiasi autobus, però durante la mattina, mentre la notte, per le corse notturne, il biglietto doveva essere pagato in loco, quindi direttamente sull'autobus. Che cos'altro dirvi? Si stavo dicendo, per quanto riguarda, siamo andati alla Valletta, poi siamo andati anche a Medina, la città del silenzio, poi siamo andati anche a Gozo, per arrivare nell'altra estremità praticamente della Valletta, per poi ovviamente prendere il traghetto per andare a Gozo. Ci abbiamo impiegato un'ora di autobus, e poi abbiamo preso ovviamente il traghetto per andare a Gozo, perché poi c'è Malta, Comino, Cominotto e Gozo, che Comino è un'isola un po' più grande e Cominotto è un'isola piccolissima. E Gozo, allora a Gozo ci sono un bel po' di cose da vedere, però queste cose da vedere sono abbastanza dislocate, cioè nel senso non si raggruppano in un'unica area, per cui tu vai in un posto e ti vedi un bel po' di cose. Purtroppo sono dislocate, visto e considerato che noi ci spostavamo attraverso i mezzi pubblici, eravamo un pochettino. Cioè, si perdeva davvero tantissimo tempo, quindi avevamo deciso noi semplicemente di andare a Vittoria, che è il capoluogo di Gozo, messaggino, e poi magari di vederla. Messaggino. Per quanto riguarda Malta, devo dire che mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto quasi tutto di Malta, perché i maltesi, ad esempio, per quanto riguarda la lingua, ragazze, vi potete aiutare, perché i maltesi parlano, diciamo, tre lingue, ossia il maltese, l'inglese e l'italiano. L'inglese lo parlano benissimo, anche perché fino a 20 anni fa circa sono stati sotto dominio dell'Inghilterra, da poco sono diventati indipendenti, quindi
voglio dire, parlano bene l'inglese, infatti tutto è scritto in inglese. Il maltese è una sorta di misto che so, turco, arabo, mischiato con l'inglese, con l'italiano, perché a un certo punto tu li sentivi parlare a questi e quando si salutavano dicevano ciao, ciao, ciao. E io ho detto scusa, e sono rimasta un pochettino perché comunque sia, dicevano come saluto, ciao. Per quanto riguarda invece i posti in cui andare a mangiare, noi abbiamo cenato sempre ovviamente a St. Julian. Siamo andati in un ristorante giapponese buonissimo che si chiama Okuma, Okuna, non mi ricordo. Ho mangiato benissimo sia il giapponese, ci siamo andati 2 volte al giapponese, buonissimo, sia il cinese, siamo andati anche a mangiare la pizza. Davvero, 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 davvero buona, ottimo tutto. Al fast food ci siamo andati solo 2 volte quando avevamo fretta di girare o comunque se non volevamo spendere una caterva di soldi. Quindi questo è il punto, però solamente 2 volte e una di queste 2 volte non ho mangiato manco il panino e manco le patatine, quindi figuratevi. Per quanto riguarda invece il make-up, allora io ero andata matta consapevole del fatto che io non avrei trovato nulla, proprio nulla, tranne ovviamente marchi quelli un po' più famosi, un po' più conosciuti che avrei potuto trovare in Italia, però sinceramente non mi sembrava il caso di spendere le soldi a Malta per degli stessi prodotti che avrei trovato in Italia, quindi su questo no. Quindi mi ero messa un pochettino il cuore in pace sul fatto che non avrei fatto shopping di make-up e invece mi sono ricreduta perché qui c'è qualcosina. Allora, come funziona? Allora, visto e considerato che Malta è stata sotto dominio, diciamo, dell'Inghilterra, è un po' come l'Inghilterra, ma molto più piccolo e molte cose non ci sono. Ad esempio, Sephora non c'è, non esiste. Non esiste neanche MAC, un negozio MAC in tutta Malta, non esiste né a Gozo, eccetera. E non esiste ovviamente nemmeno Boots, quindi in Inghilterra non c'è Boots, qua a Malta no. Però si possono trovare cose abbastanza interessanti. Allora, io sono andata alla Valletta in questo posto che si chiama Frank's ed è The Art of Living Beautiful, l'arte del vivere in modo bello, boh, non lo so. E praticamente lì ci sono entrata e sì, vabbè, ho trovato ragazzi i soliti marchi che ci sono qua. C'era la, che so, la Rimmel, Maybelline e poi ovviamente anche le marche un po' più costose. E poi prima di uscire praticamente ho avuto il lampo perché ho trovato la Barry M. E c'era un po' tutto, c'erano gli smaltini, i rossettini, i pigmenti, eccetera. Devo essere sincera, io della Barry M non ho acquistato nulla perché sinceramente aveva i prezzi abbastanza alti. Uno smalto 8 euro, rossetto 10 euro, già che non mi ispiravano più di tanto e poi onestamente uno smalto ci andava a spendere 8 euro, tanto vale che me li vada a spendere un pochettino meglio. E in questo posto ho acquistato solo questo prodottino che è un pennello a 5,35 euro, un pennello da occhi che è abbastanza, vedete, cicciotto e poi molto denso di setole, è molto morbido, però io ancora non l'ho utilizzato per farvi vedere il tutto in tonso, quindi nuovo, e si chiama praticamente Paresearch.ca, boh, non lo so, comunque è questo. E poi mi hanno dato 2 campioncini di profumo di Versace per uomo e per donna, quello per l'uomo io l'ho dato al mio fidanzato. Poi, invece, per quanto riguarda gli altri acquisti interessanti, allora eravamo il secondo giorno, se non sbaglio, sì, il secondo giorno, stavamo noi ritornando dalla Valletta, quindi dalla Valletta per tornare a St. Julian. A un certo punto, arrivati a Sliema, mi vedo un negozio. Avete capito, avete capito? Ebbene sì, ragazze, in questo negozio io ho trovato la NYX. Sono rimasta tipo così per un momento della serie, fermatevi! Però ero troppo stanca, avevamo fatto tipo 20 km di camminata, non ce la facevo più, infatti ci siamo ritornati il giorno dopo e ho preso delle cosine, anzi, per
per la cronaca, me l'ha regalata il mio fidanzato, quindi grazie amore. Allora, per prima cosa, che cosa ho preso? Allora, ho preso il matitone famosissimo, il NYX Jumbo Eye Pencil, il numero 604 Milk. Questo diciamo che è uno dei matitoni più famosi, più rinnovati, più adulati che ci sia praticamente al mondo come matitone bianco. È stato il primo matitone bianco di cui Clio ha parlato e che tutti rosicavano per averlo. Adesso finalmente ce l'ho anche io. E praticamente il matitone è costato 5,49 euro, perché ho lo scontrino, così vi dico anche i prezzi, quindi 5,49 euro. Poi, che cosa ho preso? Mi rifiutavo di non prendere un blush, perché tutte parlano molto bene dei blush NYX. Io veramente volevo prendere il blush, quello top, che si utilizza anche per fare il contouring, però il ragazzo, il commesso, mi ha detto che non c'era, che non era venduto, che era venduto solo, che so, in America, in Inghilterra, dove era venduto. Anche io ho detto, ma allora per caso ha il matitone Jumbo Eye Pencil? Ho detto no, vero? E lui mi ha detto no, no, sì, quello l'abbiamo. Quindi fortunatamente ci sono andata fortunata per questo. Per quanto riguarda il blush, quindi vi dicevo, ho preso questo. Allora io veramente volevo prendere il Desert Rose, che c'era. Però nell'impeto, del momento, ho sbagliato. Ho preso il PB14 Spice. Ed è questo colore, abbastanza forte, come blush, però mi piaceva, mi piace comunque sia, perché diciamo un po' ha, tipo dei mini glitterini all'interno, ma non è glitteroso. E io me lo ricordo questo perché l'ho swatchato, perché comunque se i glitterini una volta applicato non si vedono. E il powder blush l'ho pagato 6,99 euro, quindi nemmeno tanto poco. E poi ho preso, non potevo non prendere, due prodottini per le labbra, ovviamente. Ho preso il matte lipstick, i rossetti matte di NYX, ed è il numero MLS18 Bloody Mary. Ed è questo bellissimo colore di cui già vi ho messo la foto praticamente su Instagram, e tutti mi dicono: ma che bello quel rossetto! Sì, è davvero molto molto bello, perché è particolare, è un rosso fucsia, però non è matte effetto velluto come il Ruby Woo, ed ha una texture molto morbida che si va a stendere perfettamente e in modo comodo e confortevole sulle labbra, e devo dire che mi piace tantissimo. E questo l'ho pagato, vi dico subito, 7,49 euro. E infine ho preso il NYX Soft Matte Lip Cream, di cui ne ha parlato qui Clio, ed è della nuova collezione, diciamo, dei nuovi prodotti. È fatto così a mo' di gloss. Questo è il colore, vedete, un colore bello pieno, bello intenso, ed è il numero SMLC18 Prague. Ecco qua. E questo anche è costato 7,49 euro. Ora, ho fatto un altro acquistino che ho trovato praticamente dietro l'angolo. Come sapete, in Inghilterra non ci sono le profumerie, ci sono le farmacie, le drogherie, in cui all'interno vendono non solo le cose per farti stare bene, i farmaci, i medicinali, ma anche make-up. E allora, che cosa ho trovato? Una cosa molto interessante. I pennelli Real Techniques. Ora io ho qualche, oddio, mi sono macchiata. Io ho qualche pennello Real Techniques, però non c'era tutto, c'erano esempi set, anche a Vittoria stesso, nella capoluogo di Gozo, in una specie di, sempre di parafarmacia, all'interno di un piccolo centro commerciale proprio dentro, che tu entri, subito dopo la stazione proprio centrale degli autobus. Questo però l'ho preso. Finese, l'ho preso a St. Julian, sempre in una farmacia che si chiama Melita Health and Beauty Center. Ecco qui, infatti è St. Julian, se vi volete prendere l'indirizzo. E ho preso la spugnetta Real Techniques, pagata 8,25 euro.
Io la volevo davvero tanto provare, però pagare 10 euro una spugnettina non mi sembrava il caso, ed è questa qui. È una spugnettina davvero molto carina, una sorella, diciamo, della Beauty Blender, che costa un botto di soldi una spugna. Qui è tagliata per applicare il correttore per andare nelle zone un po' più particolari, qui anche fatta a punta. È molto particolare questa spugnetta, non vedo l'ora di utilizzarla perché ve l'ho detto. Non ho utilizzato niente di tutto questo perché volevo proprio farvela vedere. E niente, ragazzi, questo è tutto. Questi sono tutti i prodotti che io ho acquistato, sempre non reperibili in Italia, perché cose reperibili non ne volevo, ma cose non reperibili in Italia, oppure acquistate solo tramite internet. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Nel box informazioni troverete i link dei miei social, ossia Instagram e Facebook, perché lì ci sono sempre. Io vi ringrazio ancora. Vi mando tantissimi bacioni, fatemi sapere se andate a Malta, se per caso mi sono dimenticata qualcosa di dirvi, se avete delle domande fatemele, ragazzi, mi raccomando, io sono qui per voi. Tantissimi bacioni, ragazzi, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao!